nostra redazione si sta occupando di farmacie e l'argomento Covid-19 e mascherine. Ci troviamo alla farmacia Cornalba con Piera Cornalba. Buongiorno signora Piera. Volevamo sapere, le mascherine che adesso sono a 50 centesimi, è vero? Sì, ha detto il ministro. Però noi non le troviamo a quel prezzo, le paghiamo anche più del doppio. Quindi quando arriveranno quelle ordinate anche da tempo, vedremo come comportarci se non possiamo venderle a 50 centesimi, a meno del prezzo cui le abbiamo pagate. Sì, noi le abbiamo prenotate a dei prezzi molto superiori, quindi non ci sembra giusto, cioè non andiamo neanche a pari. Questa cosa insomma ci ha diciamo amareggiati, certo, perché forse prima andava fatta un'indagine sul prezzo. È vero che ci possono essere delle speculazioni, però se l'80% dei farmacisti, dei rivenditori dice che le acquista a un prezzo molto superiore, ci sarà un fondo di verità, certo. Non può essere solo una cosa di ricarico di prezzo ingiustificato. Che poi non abbiamo ben capito, a 50 centesimi vengono vendute le treveli chirurgiche o anche le FP2 e le FP3? No, le treveli chirurgiche, perché quelle lì, le FP2 costano molto di più. E quelle lì rimangono a quel prezzo? Quelle lì rimangono al prezzo che uno riesce a comprarle, poi ci mette un po' di guadagno, giustamente. Noi infatti cambiamo spesso i prezzi delle mascherine a seconda di quanto siamo riusciti a comprarle. Cioè, una volta la mascherina Treveli costava 20 centesimi, è vero. Certo. Ma questo prima della pandemia, prima di tutte queste cose. Certo. La ringraziamo. Grazie. Con noi la dottoressa Valeria Vidari, dalla farmacia Vidari, via 20 settembre. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Volevamo sapere le mascherine quelle da 50 centesimi. Voi vi sono arrivate? Allora, partiamo dal presupposto che noi l'abbiamo scoperta in televisione e questo è stato veramente un fatto scandaloso e scabroso, nel senso che non è possibile che comunque la domenica sera noi ci accendiamo sul divano, accendiamo la televisione e scopriamo qualcosa che invece dovevamo sapere a priori per più che altro capire il giorno dopo come comportarci con la popolazione. Faccio un po' fatica a parlare. Anche perché adesso ve le richiedono. Sì. Quindi lunedì mattina ci siamo un po' trovati disarmati con il nostro bel pacchetto di mascherine che avevamo acquistato ad una certa cifra e quindi ci siamo chiesti, beh, adesso cosa facciamo? Come possiamo venderla a 50 centesimi più IVA se le abbiamo pagate magari 80, 90, 1 euro? Perché io la prima volta le ho pagate 1,95 euro più IVA, è scandaloso. Però questo doveva probabilmente essere fatto all'inizio, quindi togliere l'IVA, controllare il prezzo del mercato, perché purtroppo il prezzo del mercato non lo facciamo noi farmacisti, lo fanno chi comunque lo fa, cioè il mercato in base alla richiesta e tutto quanto, quindi insomma noi non decidiamo nulla, purtroppo a volte veniamo visti come tra virgolette i ladri, ma non lo siamo, quindi che questo sia comunque chiaro e sia d'aiuto anche alla popolazione per venirci incontro e per capire che anche noi purtroppo in queste situazioni non sappiamo a volte come affrontare certi momenti di disagio. Quindi oggi io ho riaperto, vabbè, ieri ero chiusa, oggi ho riaperto e avevo il mio pacchetto di mascherine con il codice giusto che mi è stato fornito comunque via mail dal nostro ordine o da Federpharma e quindi ho potuto venderle a 50 centesimi più IVA, ma il mio pacchettino era piccolino, di 200-300 mascherine. Finite quelle, adesso non so più come comportarmi con quelle che non ho, nel senso che io potrei acquistarle ma non potrei venderle perché dovrei venderle comunque magari a 1 euro, quindi siamo in una situazione veramente di disagio. Facciamoci un nodo al fazzoletto e torneremo a sentire come sono gli aggiornamenti. Grazie dottoressa, grazie mille. Grazie a voi.